Il nostro ospite, dicevo, di oggi è Lorenzo Fazio. Perché abbiamo un caldo applauso di benvenuto? Perché lo abbiamo invitato? Perché Lorenzo Fazio è il direttore editoriale di una casa editrice che si chiama Chiare Lettere, che ha questo tipo di copertine e che sforna dei titoli, buongiorno Fazio, buongiorno, di, insomma, voglio dire, è una casa editrice che noi seguiamo, le dico la verità, non io, tutta la redazione, molti in Italia, con il più grande interesse, perché voi, insomma, fate dei libri di denuncia. Sì, non solo, sono denuncia e racconto insieme e anche proposta. Recentemente abbiamo fatto un libro di Boeri e Garibaldi, Un nuovo contratto per tutti, che è anche proprio un libro proposta. Boeri è stato qui a presentarlo, sì. Lei l'avrà seguito, sì, con le lacrime agli occhi, immagino, perché, sì. No, perché risulta a noi che i libri di cui parliamo qui poi hanno un piccolo, o meno piccolo, sussulto, certo, in libreria. È già successo, sì. È già successo, sì. Anche ai vostri recentemente libri. Anche con il libro di Scarpinato e Lodato, Il ritorno del principe. Ah, quello è un libro bellissimo. Che ha avuto senz'altro un rilancio in libreria. No, molto faccio segno evidente. A Carolina e Vladimiro che alle volte contestano queste cose, invece è così. Potete anche accennare un sorriso, sì. Un sorriso di soddisfazione. Di soddisfazione. Senta, lei ha scritto sul suo blog qualche giorno fa, veramente qualche settimana fa, si è dichiarato contro questa legge, contro questo disegno di legge sulle intercettazioni, sì, telefoniche. L'esercizio della libertà, ha scritto, è un atto unico, e qua si può trasformare in un evento mediatico da raccontare, e se entra in vigore davvero questa legge sulle intercettazioni, questo esercizio della libertà può essere compromesso. Certo. Perché? Ma questo disegno di legge, da quello che si è capito, colpisce in modo diretto le case editrici e quindi anche i giornali, che pubblicheranno quei testi relativi alle intercettazioni telefoniche che secondo il nuovo disegno di legge non devono assolutamente essere pubblicati. Questo ci pone nella condizione di non poter fare più il nostro lavoro di informazione, e questo atteggiamento da parte delle case editrici sarà punito con delle multe che saranno salatissime, tipo 400.000 euro per libro, e quindi questo vuol dire per noi praticamente chiudere. Sì, non trova però che le intercettazioni abbiano ripetutamente violato, oltre a essere un po' un segno di malcostume perché arrivano chissà da dove, infilate sotto le porte, non abbiano un po' violato gravemente la privatezza dei cittadini? Ma no, non sono molto d'accordo, perché in fondo diciamo l'unico episodio che ha toccato la vita privata di due persone, è quello che io almeno ricordo, quello tra la conversazione tra Anna Falchi e Ricucci. Tutto il resto riguardano delle cose che i cittadini devono sapere, riguardano l'attività dei nostri politici, di banchieri finanzieri, ricordiamo lo scandalo appunto del 2005. Quindi sono cose essenziali per il cittadino. Il cittadino deve sapere, deve avere queste informazioni per poter avere la possibilità di scegliere chi lo deve rappresentare e poi quindi anche farsi un'idea della politica e del potere, perché è un po' questo il tema. Le intercettazioni poi vanno a toccare poche centinaia di persone che sono le persone importanti. Ricordiamo che l'80% delle intercettazioni riguardano reati connessi alla droga. Questi sono perché altrimenti si dimentica un po' qual è il punto importante. Le intercettazioni sono essenziali per scoprire chi rapina, chi commette dei reati. Terrorismo, mafia, terrorismo, esatto, mafia. Sì. E probabilmente, anche se l'attuale Presidente del Consiglio è contrario, passerà i reati contro la pubblica amministrazione, cioè peculato e corruzione, resterebbero. Quanto riguarda, sì, i reati che lei ha detto, senz'altro è vero. Però ricordiamoci che da una parte il governo insiste molto sulla sicurezza dei cittadini, dall'altra però con questo disegno di legge,
dei reati gravissimi non saranno più intercettabili. E mi riferisco alla violenza in famiglia, mi riferisco allo sfruttamento della prostituzione, mi riferisco ancora una volta alla droga, mi riferisco addirittura a ladri, assassini, rapinatori. Cioè, questo è incredibile. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Della sicurezza dei cittadini? Ma di quale sicurezza? Se togliamo questo metodo di investigazione che è essenziale per riuscire a appunto assicurare la sicurezza alle persone. Mi rendo conto del suo punto di vista. Qui lei poi insisteva dicendo chi ci rimetterà davvero saranno i giornalisti più deboli, liberi professionisti, gli editori che scommettono in proprio. Sì. Come va la scommessa di Chiare Lettere dal punto di vista dei conti? La scommessa va bene, a parte le querele. Che... Siete inondati, no? No, inondati no. Per esempio il libro che lei ha in mano, ne parliamo il partito tra due del minuti. Cemento, non ha avuto nessuna querela per ora, perché cerchiamo naturalmente di documentarci il più possibile e quindi prendiamo le nostre misure. Però è evidente che affrontiamo dei temi che sono molto caldi e quando qualcuno cerca di controllare il potere è chiaro che si espone a questi rischi. Qui per esempio in questo libro la prefazione di Marco Travaglio, il quale di querele ne ha collezionate parecchie, no? Ne ha collezionate parecchie, ne ha vinte tante, qualcuna magari l'ha persa anche, però è una sfida, ecco, è vero, ogni volta è una sfida, però è incredibile che siano pochissimi coloro che vogliono assumersi questi rischi. Travaglio non dovrebbe essere mai solo, dovrebbero esserci moltissimi giornalisti a rischiare le querele. È vero, alcuni ci sono, ma dovrebbero essere molto di più. E i giornali, naturalmente, le case editrici dovrebbero, secondo me, fare un lavoro in questa direzione molto più esteso. Senta, Fazio, lei è stato un funzionario editoriale anche all'Einaudi, se non sbaglio. Einaudi, Rizzoli, sì. Sì, ha girato un po', poi si è messo in proprio e è diventato editore. A 50 anni uno deve... Sì, a 50 anni uno deve scegliere, sì, e scegliere la sua strada. Ma quando ha deciso di diventare editore, conoscendo bene il mondo dell'editoria e sapendo i rischi, il mercato così asfittico che c'è, e aveva già in mente chiaramente che tipo di libri avrebbe voluto fare? Per esempio niente narrativa, niente narrativa tradizionale. Sì, per ora niente narrativa, poi un giorno vedremo. Certo non farò mai la narrativa che può fare appunto una casa editrice in audio, Rizzoli, perché mettermi in concorrenza con questi gruppi così forti sarebbe assurdo. Quindi valuterò che tipo di narrativa fare. Io pensavo però alla saggistica, pensavo proprio a occupare uno spazio che difficilmente oggi televisioni e giornali occupano per molti motivi, alcuni li conosciamo, cioè il fatto che la televisione spesso è ingombra di politici e i giornali sono comunque appartengono a delle proprietà che hanno altri interessi economici da difendere. Quindi c'è uno spazio oggi per fare un'informazione libera in Italia e io cerco di occuparlo.